Ciao a tutti. Oggi volevo parlare di un argomento che è sì tecnico, ma non propriamente di disegno. Allora, backup è un argomento che torna fuori spesso. Noi che lavoriamo in digitale abbiamo chiaramente bisogno di avere una certa sicurezza che quello che facciamo sopravviva i vari problemi che ci possono essere. In qualche modo tutti quanti ci si organizza e lo si fa. Devo fare un disclaimer, diciamo, ho una formazione da ingegnere informatico e quindi molte cose di quelle che applico in questo contesto derivano dalla mia passata professione e però devo dire che le ho sempre trovate utili anche in quello che faccio adesso. Per molti il backup è semplicemente io ho il mio computer. E so che dentro il computer c'è un hard disk con dentro i famosi dati e periodicamente cosa faccio? Li copio su un altro disco esterno, magari che ho collegato col cavo USB al mio computer e quello lo chiamo backup e sono tranquillo perché ho copiato i dati. Io volevo semplicemente porre l'attenzione su come questo risolva in minima parte quelli che potrebbero essere i problemi e il motivo per il quale io non lo ritengo una soluzione perfetta. È prima di tutto fondamentale cercare con un po' di fantasia di immaginare quali sono i potenziali problemi che potrebbero mettere in difficoltà la mia capacità di lavorare, perché alla fin fine di questo stiamo parlando. Il motivo per il quale si fa il backup, prima di tutto, è il fatto che i computer si rompono. Il fatto che un computer si rompe non è qualcosa di cui discutere con scaramanzia, un po' come per i terremoti, bisogna dare per scontato, almeno dove abito io, che il terremoto verrà, punto e basta. Non c'è modo di evitare la cosa, possiamo solo prepararci e gestirla al meglio in maniera che i danni siano il più ridotti possibile. Quindi il computer si rompe, potrebbe rompersi l'hard disk, che è quello che appunto contiene i dati, però potrebbero rompersi anche altre componenti. E quindi di solito con il backup ci si prepara a queste situazioni, ma in particolare ci si preoccupa quasi solo di questa qui prima. Ma ci sono altre cose che potrebbero capitare. Per esempio, faccio una modifica sbagliata al mio file e la salvo. Se io faccio una cosa del genere, non c'è backup che tenga. Ho fatto una modifica sbagliata, disegnato per ore sul livello sbagliato e ho premuto salva mille volte. Questo, il backup non mi salva da ciò e quindi magari se trovo una soluzione che può risolvermi anche questo, è molto meglio. Possono esserci dei furti o dei danni fisici ai locali, quindi un incendio, un tubo che perde dell'appartamento di sopra e vi allaga il computer, il terremoto del quale si parlava prima. Anche questa è una cosa che può succedere e che mette in difficoltà la nostra capacità di lavorare e se possiamo trovare una soluzione anche a questo, tanto meglio. Voglio poi tirar fuori un altro argomento ancora. Potrebbero esserci delle modifiche al software che lo rendono inutilizzabile. Per esempio, un aggiornamento del sistema operativo o del programma che usiamo o del driver della tavoletta che all'improvviso ce la rende non funzionante. Tutti noi abbiamo sentito di questi problemi. Ah, ho aggiornato macOS e la tavoletta Wacom non funziona più. È un grande classico. Se possiamo trovare una soluzione anche a questo, tanto meglio, perché anche questo ci impedisce di lavorare. Quindi ecco perché, secondo me, la soluzione di un hard disk esterno collegato con la porta USB al mio computer, secondo me, non risolve il problema, perché in realtà si preoccupa solo ed esclusivamente di questo punto e ci dimentichiamo tutti gli altri. Inoltre, se ragioniamo un attimo nella situazione in cui immaginiamo di usare il nostro backup, quando è? Usiamo il nostro backup quando per qualsiasi motivo il disco rigido che c'è all'interno del nostro computer si rompe. Cosa succede in quel momento? Ho il mio backup, però fino al momento in cui questo non succedeva, io avevo due copie dei dati, una copia sul computer e una copia sul backup.
Nel momento in cui questa si rompe, finisco per rimanere con una copia sola, perché l'hard disk del computer o il computer non sono più accessibili. Questa situazione è da evitare assolutamente, perché la legge di Murphy la sapete e dice che se qualcosa può andare male, lo farà. Quindi, nel momento in cui voi avete una copia sola, siete estremamente vulnerabili, perché in quell'istante può capitare che una qualsiasi delle altre cose succeda all'unica copia che avete. Lo so, è improbabile, però diciamo che è meglio non trovarsi mai nella situazione di avere una copia sola dei propri dati. È sempre meglio evitarlo. Cerco un po' di spiegarvi allora adesso qual è la mia situazione e come ho cercato di affrontare il problema. Con questo non voglio dire che la mia situazione è l'unica possibile, ma magari vi può essere d'aiuto e vi può dare delle idee. Io ho il mio PC all'interno del quale ci sono non uno, ma due hard disk. Perché due? Perché nel primo hard disk ci tengo il sistema operativo e nel secondo hard disk ci tengo i dati. Nel momento in cui il problema capitasse a un componente qualsiasi del PC e mi si rompesse il computer, che succede? Vado a sostituire il mio computer con un computer nuovo. Quel computer nuovo magari ha caratteristiche migliori, diverse, o comunque è molto probabile, anzi è sicuro, che non potrò installarci lo stesso sistema operativo. È anche una buona occasione per andare a installare un sistema operativo diverso, sistema operativo 2. È la classica situazione nella quale voi volete cambiare il vostro computer, è una cosa tipica, è passato del tempo, volete cambiare il vostro computer, ne comprate uno nuovo, non è necessario che si sia rotto. Cosa dovete fare? Dovete solo prendere il disco con i dati e inserirlo all'interno del nuovo computer. Quindi, prima di tutto, vi consiglio di separare proprio fisicamente, se potete, i dati dal sistema operativo, perché così è molto facile cambiare computer anche solo perché ne avete voglia ed è uscito un modello nuovo. Ora, senza diventare troppo tecnico, ma parliamo un attimo di cos'è un RAID di tipo 1. Semplicemente un RAID di tipo 1 è, immaginate, una scatola che ha dentro due hard disk. Il sistema operativo che gestisce questa scatola si occupa di fare in modo che i due hard disk contengano sempre in ogni istante esattamente gli stessi dati, quindi ci sia uno specchio, un mirror dei dati. Questa cosa qua è molto utile perché se voi inserite i dati in questo tipo di sistema, nel momento in cui per qualche motivo uno dei dischi si rompe, è sufficiente andare a comprare un nuovo disco, metterlo al posto di quello rotto, va a sostituire il disco rotto e ci pensa il mirror a ricostruire perfettamente tutto quanto e nel giro di poco tempo, si arrangia da solo, vi ritrovate nella situazione iniziale. E la cosa buona è che questo non è neanche necessario spegnerlo, per cui voi potete continuare a lavorare con una copia sola dei dati. Mentre viene ricopiato, dovete solo comprare un altro hard disk di dimensioni uguali o superiori. Questa è una buona cosa e potrebbe essere usata all'interno, diciamo, del vostro computer. Potreste dire, invece di un normale hard disk, per i dati uso un tipo mirror e quindi al posto del vecchio singolo sistema con un disco adotto questo sistema mirror. È un metodo che funziona e vi dà la garanzia che in ogni istante i vostri dati sono copiati. Se si rompe un disco dovete solo cambiarlo. Il sistema operativo e i programmi non hanno bisogno di questo perché potete in qualsiasi momento andare a sostituirli. Il programma è sufficiente a reinstallarli. Per cui già questa è una situazione, diciamo, che vi salvaguarda un po' di più. In genere questi sistemi si chiamano NAS e sono spesso collegati via rete al vostro computer e quindi diciamo che è una connessione di tipo lento.
Questo è il motivo per il quale non ha molto senso utilizzarla come soluzione diretta all'interno del computer, perché alla fin fine adesso abbiamo tutti questi belli hard disk di tipo NVMe, SSD, eccetera. È un peccato rinunciarci a avere un computer lento semplicemente perché stiamo copiando i dati da un'altra parte. La situazione migliore è che all'interno del mio computer continui a esserci un hard disk di tipo classico con i miei dati e il NAS si occupi dello scambio di dati attraverso la rete automaticamente, quindi una sincronizzazione dei dati continua. Questo è il sistema che utilizzo io, per cui ho il mio computer che è, diciamo, configurato in questa maniera. Ha un hard disk con il sistema operativo, un hard disk con i dati, c'è un NAS esterno e il NAS ha un software di sincronizzazione fatto in modo che nel momento in cui io salvo qualcosina nel mio disco dei dati, automaticamente viene copiato su quest'altra coppia di hard disk. E allo stesso modo, se cancello qualcosa viene cancellato, quindi questa è una sincronizzazione continua. Per di più, qua c'è anche un vantaggio che il NAS può offrire dei sistemi di versionamento, per cui in pratica può fare in modo che ogni volta che voi fate una modifica ai vostri dati vengono copiati, ma non sovrascritti, ma viene tenuta da parte la versione precedente. E questo vi permette in qualsiasi momento di tornare indietro a una versione precedente del file e abbiamo risolto anche il problema di salvo una modifica che non avrei voluto salvare e voglio tornare indietro. Quindi questo è il motivo per il quale io consiglio sicuramente un NAS esterno come soluzione. Non per tenerci i dati, quelli che state usando in questo momento, quelli che state usando in questo momento li tenete sul vostro bel hard disk veloce all'interno del computer, ma con un programma di sincronizzazione continua siete sicuri che il NAS contiene sempre una copia esatta dei dati. E qual è un altro vantaggio di questo setup? Che voi potete avere un altro computer da un'altra parte che è impostato allo stesso modo. Ve lo tenete da un'altra parte, al suo sistema operativo, al suo disco con i dati e ovviamente anche lui ha il programma di sincronizzazione con il NAS. Il NAS si occupa di questa parte. Il vantaggio è che voi potete avere una seconda postazione di backup. Può sembrare un'esagerazione, però fare un backup anche della vostra postazione è una cosa secondo me importante. Quindi voi avete un computer principale col quale lavorate, nel quale avete tutto quello che vi serve, ma avete anche un altro computer che può essere una Mobile Studio Pro, può essere un iPad, può essere un portatile, qualcosa che ovviamente è meno performante del computer principale, però se voi avete questo metodo, siete sicuri di avere i dati sincronizzati tra tutti e due e quindi se per sbaglio vi trovate fuori casa in qualsiasi momento, voi siete sicuri che se andate a fare delle modifiche qui, nel momento in cui tornate a casa e i computer si collegano, avviene la sincronizzazione, i dati vengono copiati nel vostro NAS e automaticamente la volta dopo, quando accendete il computer, ve li ritrovate già pronti e aggiornati sul vostro disco. Per cui è una situazione molto comoda perché ci risolve un altro dei problemi che abbiamo mostrato all'inizio, il problema di mi si rompe un hardware diverso dall'hard disk. Per esempio, che ne so, la tavoletta grafica con penna si rompe, ma voi nella vostra postazione di backup avrete anche una tavoletta grafica con penna. Lo so che può sembrare esagerato, ma vi assicuro che non lo è. Una postazione nella quale potete mettervi a lavorare quando la vostra non è disponibile. Si è rotta la Cintiq, la spedite in assistenza, voi nel frattempo lavorate sulla postazione di backup e i dati che scrivete sono gli stessi. Quindi è anche importante fare in modo che la postazione di backup abbia lo stesso sistema operativo della postazione principale, in maniera tale che, o comunque, diciamo gli stessi software.
Perché se voi qui utilizzate Clip Studio Paint o Photoshop, modificate un file e potete utilizzare Clip Studio Paint o Photoshop anche qua allo stesso modo. La maggior parte dei programmi permette l'utilizzo di due dispositivi, non contemporaneamente, nel senso che non ci potete lavorare su tutti e due, però avete la licenza di installarlo su due computer. E quindi voi in questo modo vi garantite che per un qualsiasi problema, potrebbe anche essere semplicemente che non avete più accesso a questo luogo, perché per qualche motivo appunto si trova in un ufficio e non potete più andare in ufficio, voi avete la postazione a casa. Si è rotto il rubinetto e si è allagato completamente l'ufficio, voi avete un'altra postazione e appunto arrivo all'altro argomento che si devono trovare in due luoghi diversi, perché appunto questo ci permette di risolvere il problema del terremoto, dell'alluvione, di qualsiasi cosa. Uno a qualsiasi di questi due luoghi può scomparire e voi potete andare a lavorare nell'altro senza perdere tempo, senza perdere neanche un minuto. Possono anche metterci 3 settimane ad aggiustarvi il computer, ma voi avete l'altro. Magari lavorate meno bene perché non avete la stessa Xintiq grande, avete magari solo una tavoletta piccolina da pochi soldi, però non state fermi e soprattutto non fate seconde versioni e cose varie perché state lavorando sugli stessi dati. E ora quindi veniamo al punto, diciamo, dolente di questa struttura, che questo oggetto si deve trovare da qualche parte e deve poter comunicare con entrambi. Qualcuno potrebbe anche sostituire il NAS con un cloud e avere una situazione simile. Secondo me è una buona cosa, dipende dalla dimensione dei file che avete e dalla qualità della vostra connessione. In ogni caso, la cosa interessante è che se per qualsiasi motivo la connessione non dovesse funzionare, non c'è un vero problema perché voi avete i dati qui nel vostro hard disk. Fate le vostre modifiche e poi nel momento in cui la connessione torna disponibile, avviene di nuovo la sincronizzazione e il problema si risolve. Quindi potrebbe anche essere una situazione di cloud questa. Occhio però, un NAS locale vi permette una sincronizzazione continua. Se utilizzate il cloud, correte il rischio di avere dei lunghi momenti nei quali l'unica copia dei vostri dati è sull'unico hard disk del vostro computer. Come lo faccio io? In realtà questo appunto è un NAS che si trova all'interno del mio ufficio, quindi luogo 1. Questo NAS fa una sincronizzazione con un cloud ogni giorno in maniera tale che dovesse esserci un problema anche al NAS, perché ovviamente è uno dei componenti che potrebbe, sì, c'ha i dischi in RAID, eccetera, però potrebbe rompersi il sistema NAS vero e proprio, perché ovviamente il NAS è un oggetto e quindi anche se dentro gli hard disk sono copiati due volte, questo oggetto ha una scheda madre, della memoria, tutte cose che potrebbero rompersi. Voi potreste perdere per intero il NAS. E che si fa? Se ne compra uno nuovo, lo si sostituisce e avrà i suoi due hard disk nuovi che verranno riempiti attraverso questi dati che si trovano sui vostri computer personali. Questa, secondo me, è la situazione che unisce il meglio perché questa connessione è velocissima tra il vostro computer e un hard disk interno e quindi non perdete velocità. Questa sincronizzazione si occupa di tutto quanto, funziona anche staccata e soprattutto la cosa più importante è automatica, perché un backup che dovete fare a mano non è un backup. Il backup o è automatico o non esiste, perché l'unica volta che vi servirà è quella volta che avete deciso che oggi non avevate tempo e per sbaglio non l'avete fatto. Quindi la prima regola del backup è che il backup deve funzionare automaticamente. È l'unico modo in cui un backup funziona davvero. La cosa comunque non vi impedisce magari di utilizzare comunque le funzioni del sistema operativo all'interno di cronologia files o di time machine. Sono simili i due concetti. Potreste avere comunque un sistema di cronologia files magari impostato a variazioni di un'ora
qui le versioni ogni ora, e sul NAS invece potete tenere una versione ogni 6 ore, per esempio, per risparmiare spazio. E quindi potete, se avete fatto una modifica da poco, potete usare il Chronologia Files del vostro computer. Diciamo che il NAS, nella maggior parte dei casi, vi dimenticate di averlo. Se ne sta lì. E voi non sapete neanche di averlo, ma vi garantisce tutte queste cose. Se per di più lo impostate verso un cloud, siete anche tranquilli che può venire di tutto qui che distrugge entrambe le postazioni, ma voi avete sempre i vostri dati sul cloud. Se siete sopravvissuti, potete continuare da un'altra parte. Qual è il difetto di tutto un sistema simile? È lo spazio. Nel senso che se voi cominciate a tenere da parte anni di lavoro, capite che questo disco dati voi ce l'avete qui, una copia, due copie qui, tre e quattro copie. Quindi questi sono tutti E5 sul cloud, tutti spazi che dovete comprare. Qui li dovete comprare fisicamente e sul cloud li dovete pagare ad abbonamento. Però è chiaro che nel momento in cui il vostro hard disk si riempie, voi dovete comprare un hard disk nuovo 4 volte, 1, 2, 3, 4. Bisogna avere un po' di intelligenza nel distribuire i dati per evitare il più possibile di riempire inutilmente tutti questi dischi e trovarsi con 5 tera dappertutto, altrimenti dovete spendere molti molti soldi in dischi. C'è un altro motivo per il quale è meglio ridurre la quantità di scritture su disco. Più usate un disco, più lo consumate. Esattamente come per un'auto, più chilometri fa e prima si rovina, anche i dischi sono così. Io quindi ho cercato di capire com'è fatto il mio lavoro e l'ho diviso in queste sezioni. Io ho i lavori in corso, sono le pagine o le illustrazioni che non ho ancora finito, sulle quali sto ancora lavorando. E queste sono quelle più importanti. Sono particolarmente importanti perché se le perdo, perdo contratti, perdo tempo su qualcuno che mi sta aspettando in questo momento. Poi, a dire il vero, ci sono i lavori conclusi. Sono archiviati e diciamo, magari qualcuno li ha già stampati sotto forma di libro o comunque, insomma, sono cose che hanno finito di creare problemi. Mi dispiace comunque se le perdessi perché sono sempre utili, però sono molto meno importanti e però sono ingombranti anche perché più vanno avanti gli anni e più questo archivio diventa sempre più grosso. Questo qui rimane più o meno di dimensione costante. Perché bene o male io la quantità di lavoro che riesco a gestire è più o meno la stessa, quindi se in un certo momento lavoro su due, tre libri, posso lavorare su quattro, però non diventano 20 perché io quel volume di lavoro ho. O comunque diciamo che è molto più piccola e gestibile di questa. Periodicamente alcuni di questi lavori finiscono qui, nella sezione dei lavori conclusi. C'è poi un'altra sezione che io chiamo libreria, contiene tutta la documentazione, le fotografie, le cose di riferimento, che ne so, filmati, qualsiasi cosa, oggetti 3D che ho fatto per i vari lavori. Questa libreria ha la caratteristica di essere a dimensione crescente, perché ovviamente mano a mano che lavoro si accumula sempre più materiale, però a differenza dei lavori conclusi è una libreria che voglio sempre avere a mia disposizione, perché è chiaro che posso risparmiarmi del lavoro se ho qualcosa fatto 5-6 anni fa in cui ho delle fotografie di un castello e possono essermi utili per un lavoro che faccio adesso. Quindi non è come i lavori conclusi che posso metterla da parte, è comunque un archivio che voglio avere a disposizione. In realtà poi contiene anche un suo archivio, nel senso che per esempio sono i programmi di installazione del software, videocorsi, cioè del materiale del genere,
che effettivamente può essere molto ingombrante e non mi serve davvero portarmelo dietro ovunque, anche se per sbaglio dovessi perderlo, dovrei riscaricarlo. E quindi riscaricabili. Tutta questa parte qua è meno importante, è quindi anche sacrificabile, diciamo. Spero di non perderla, però posso sacrificarla. Ovviamente poi, come tutti, ho anche del materiale personale. Possono essere le foto delle vacanze, possono essere quelle lettere che avete spedito per dei motivi vari. Tutte le cose personali hanno anche queste, diciamo, una dimensione crescente, però nella maggior parte dei casi minore di quella dell'archivio dei lavori conclusi, perché le cose personali sono meno ingombranti rispetto a file di grafica. Non è detto, diciamo che i lavori conclusi e la cartella personale si somigliano. In base a questo, quindi, io ho delle regole di backup diverso. Viene fatto un backup costante con versioning, diverse versioni ogni ora, e il backup è, diciamo, orario o giornaliero. Mentre i lavori conclusi sono un archivio e qui il backup invece è periodico e nell'ordine settimanale e non c'è versioning perché è un archivio e a quel punto le versioni non mi servono più, il lavoro è finito. Allo stesso modo, la libreria, siccome l'ho divisa in queste due sezioni, questa parte qua ha un backup costante, anche qua uso versioning perché contiene per esempio ricostruzioni 3D che faccio degli ambienti e qua però magari il backup può essere giornaliero, comunque diciamo somiglia a questo qui, mentre la libreria di archivio non ha neppure backup. Perché è enorme, si tratta di appunto corsi, tutta cose che posso tornare a scaricare e quindi in questo caso non ho un backup, mi accontento del solo RAID, quindi di averli sul NAS e sono abbastanza tranquillo che essendo in due copie, bene o male, non dovrei perderle, però anche se le perdessi devo solo riscaricare. La parte invece personale è sottoposta allo stesso regime della libreria e quindi ha un backup costante con un versioning più blando di tipo giornaliero. Questo ha un versioning frequente e invece qua c'è un versioning blando. In questo modo riesco a gestire un po' meglio gli spazi. In particolare, questo mi permette di risparmiare sul backup, quindi il fatto di non avere un backup. Dedico il cloud esclusivamente, per esempio, visto che lo spazio cloud costa, lo spazio cloud lo uso per i lavori in corso e lo uso per la cartella personale, perché voglio essere sicuro di non perdere, diciamo, le foto delle mie vacanze. Queste due parti vanno sul cloud, mentre invece questa parte, i lavori conclusi e la libreria, non vanno sul cloud e quindi risparmio spazio su di esso. Quindi, ricapitolando, io ho un ufficio e una casa. In ufficio ho un PC, un NAS e a casa ho un secondo PC e a dire il vero un secondo NAS per tranquillità. C'è continuamente durante la giornata uno scambio di dati tra il PC e il NAS. Il NAS si arrangia automaticamente a fare uno scambio di dati con il cloud che ovviamente fa solo backup e anche fa uno scambio di dati con il NAS di casa una volta al giorno per sicurezza. Dopodiché, appunto, nel momento in cui lavorassi a casa, quello che succede è in realtà comunque appena accendo il PC c'è una comunicazione con il NAS dell'ufficio e una sincronizzazione del disco. E se proprio dovesse succedere qualcosa, ho il NAS anche a casa se per qualche motivo non dovessi riuscire ad accedere al mio ufficio.
Questa situazione è la mia, mi rendo conto che può sembrare un po' complicata, ma è per farvi vedere come è necessario un pochino andare oltre il classico concetto di ah sì, ho fatto il backup perché ho un hard disk esterno su cui metto le mie cose. C'è poi un'ultima paranoia, diciamo, noi siamo illustratori, esistono degli oggetti chiamati stampanti che possono sputarci fuori dei fogli di carta con le nostre illustrazioni e questo qui è un ulteriore backup cartaceo che vi consiglio comunque, se potete, stampatevi una buona copia di quello che avete fatto. E un foglio di carta è in grado di sopravvivere a molte più cose di quelle alle quali può sopravvivere un dato. Vengo quindi a un'ultima voce. Abbiamo un luogo di produzione e un luogo che in informatica si potrebbe chiamare di staging, cioè di prova. Qual è il vantaggio appunto di questa situazione? Che nel momento in cui vi esce la nuova versione del sistema operativo o del vostro programma preferito, avete a disposizione due postazioni. E allora cosa vi conviene fare? La versione nuova installatela sul PC di casa. Verificate che tutto funzioni con il nuovo software, con il nuovo sistema operativo. Quando siete tranquilli, avete fatto questa prova in una situazione del tutto simile a quella che avete in produzione, siete tranquilli che questa cosa funziona e potete allora andare ad applicare la stessa versione nuova sul PC in ufficio, che invece è meglio che non venga aggiornato immediatamente a qualsiasi cosa esca, perché così siete più tranquilli che le cose funzionino. Se poi avete appunto avuto l'accortezza di utilizzare gli stessi sistemi operativi e appunto vi consiglio le stesse cose, avrete più o meno replicato gli oggetti, quindi per esempio la tavoletta, vi si rompe la tavoletta in ufficio, prendete quella di casa, la portate in ufficio. E nel frattempo che ve l'aggiustano, ne comprate una nuova per casa, per esempio, o magari è anche l'occasione buona per provare quel modello nuovo. Invece, se per sbaglio non ve lo sostituiscono, e di nuovo provatelo prima in una situazione nella quale può anche esserci un problema. E se per qualche giorno non riuscite a lavorare a casa, non importa, ma voi continuate tranquillamente a lavorare in ufficio finché non avete sistemato il problema di qua. E tornate a essere operativi successivamente. Un'altra cosa da notare è che questo luogo, alla fin fine, è staccato da questo anche dal punto di vista della connessione. Cioè, se per qualche motivo vi prendete una schifezza sul vostro computer in ufficio, c'è una probabilità che venga propagata al NAS che è collegato continuamente al vostro PC in ufficio. Questa è una situazione che non dovreste far capitare, ovvio. Però, al di là che il NAS ha dei sistemi di versioning, appunto, con i quali eventualmente potete tornare indietro, ma che succede? Succede che voi a casa avete comunque sul vostro PC di casa una copia dei vostri dati che è ancora salva, anche se avete preso un virus qua che va distrutto tutto quanto, voi qui avete questo backup in realtà, anche se non lo è, ma siccome è sincronizzato continuamente, se quindi scoprite di aver preso qualcosa qua, è sufficiente a casa non accendere o comunque bloccare la connessione al NAS del PC, voi qui avete i vostri dati, andate a comprare o comunque ce l'avete, un hard disk portatile. Copiate tutto dentro qua, ve lo portate in ufficio e andate a sostituire i dischi del NAS con quelli corretti grazie alla copia che avevate qui, che magari è del giorno prima, ma in ogni caso è sempre meglio che aver perso tutto quanto. L'ultima cosa che faccio è un backup del sistema operativo del computer dell'ufficio, in maniera che se appunto capita la situazione virus o qualsiasi cosa, io abbia un backup
del sistema operativo del computer che mi possa rendere operativo nel giro di poco tempo. Questo è del tutto indipendente da tutto quanto, è un backup proprio del sistema operativo in maniera che possa riavere i programmi e tutto quanto nel caso che ci fosse qualche problema qui. Qui me ne preoccupo meno, semplicemente perché se a casa per sbaglio dovessi perdere questo computer non è così importante perché è una copia e quindi lo faccio riparare e reinstallo il software. Non serve che ci rimetta sopra i dati perché il NAS ci pensa da solo a ripopolarmi il disco dei dati. Insomma, questo non mi impedisce di fare in ogni caso un backup del sistema operativo del PC per tranquillità. Esula completamente da questo discorso l'ipotesi che voi possiate fare un backup di voi stessi. Sto semplicemente ironizzando, ma a me è capitato di ritrovarmi con un braccio rotto, in realtà era un dito. Se voi vi ritrovate con un braccio rotto, è chiaro che tutta questa impalcatura non vi aiuta. Comunque, in ogni caso, dovete fermare il vostro lavoro. Non potete backupare voi stessi. Però non è un'idea sbagliata quella di circondarsi di un po' di persone brave, diverse da voi, che vi danno una mano a fare varie cose e magari una parte del lavoro la date a loro. In questo modo, se per sbaglio voi doveste avere un problema, comunque verso la vostra clientela potete continuare a fornire qualcosina. Certo, noi facciamo un lavoro artistico, è inutile, la nostra mano è la nostra mano, non potrà esserci nessun altro che la sostituisce. Però magari avete un colorista, avete un inchiostratore, avete qualcuno che vi fa le basi. Se per qualsiasi motivo avete un problema di salute, avete mal di testa, qualsiasi cosa, magari in quelle giornate comunque il lavoro può essere portato avanti da una delle persone sulle quali voi fate affidamento. E qualcosina viene fatto lo stesso e i vostri clienti non rimangono a piedi. Anche a quello magari pensateci possibilmente. Ricapitolo quindi le cose che vi consiglio di approfondire: l'esistenza dei NAS, Network Attached Storage, che sono dei veri e propri computer che si occupano solo di far girare degli hard disk, di conseguenza di gestirli con un RAID di tipo 1 o di tipo 5. Il RAID di tipo 1 usa due dischi, il RAID di tipo 5 usa quattro dischi e ha il vantaggio di poter essere, diciamo, ingrandito più facilmente. Il NAS in genere ha la possibilità di gestire i RAID, anzi, non esiste un NAS che non ce l'abbia e ha anche queste capacità di sincronizzazione. Dal punto di vista dei marchi, io posso dirvi che utilizzo QNAP, ma esiste anche Synology, Netgear, anche D-Link. Sono marchi che non sono i classici dei dispositivi, però questi sono dei buoni marchi di dispositivi NAS. Mentre invece dal punto di vista del cloud esistono varie possibilità. Quello che utilizzo è Backblaze, un sistema di cloud molto grezzo che permette di salvare dei dati e costa molto poco e non ha limiti di spazio, nel senso che più si paga, più spazio si ha. Ovviamente c'è anche chi utilizza Dropbox. Ricordatevi che avete OneDrive fornito con Windows, Google Drive se avete un dispositivo Android avete già diversi giga e ovviamente se avete un macOS avete iCloud. Tutti questi hanno dei limiti di spazio di solito. A un certo punto magari dovrete abbonarvi. Ricordatevi comunque che voi potete dividere il vostro lavoro in maniera tale da mettere sul cloud solo quello che effettivamente serve e non tutto quanto. È stato un video un po' diverso dal solito, ma spero che aver spiegato qual è il mio approccio a questo discorso del backup possa essere uno stimolo per la riflessione, perché ovviamente il backup, come ho cercato di farvi capire, non è solo una copia dei dati, ma è cercare
di trovare la miglior soluzione per restare fermi il meno possibile o comunque subire il meno danni possibile nel caso di diverse situazioni che possono presentarsi e che ovviamente nessuno di noi spera che si presentino. Vi ringrazio per la pazienza su una spiegazione così lunga e ci vediamo alla prossima occasione.